A me non piacciono le cure da cavallo, io sono per natura un gradualista, bisogna fare le cose gradualmente perché farle tutto d'un colpo non è molto bello, non fa molto bene. Detto questo, noi abbiamo un debito attualmente che è intorno al 131%, 131-132% del PIL, sono più di 2.300 miliardi. Si è detto, e alcuni sostengono, che il debito è cresciuto perché c'è stata l'austerità, perché ci sono state queste crisi da cavallo, appunto. Effettivamente nel 2012, per effetto di misure prese dal governo Berlusconi prima e poi dal governo di Monti, c'è stato un aumento di tasse e un taglio di spese molto forte. Il problema è che se non ci fosse stata questa cosa, il debito sarebbe aumentato ancora più rapidamente. Quello che ha fatto aumentare il debito è che noi avevamo nel 2010-2011 uno squilibrio tra entrate e uscite, cioè dello Stato, cioè un deficit molto alto, e questo alimentava la crescita del debito. Quelle misure sono riuscite a ridurre il deficit, però il debito ha continuato ad aumentare perché non abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio. Ovviamente il debito aumenta se non, i conti non tornano, se non c'è il pareggio di bilancio. Però quella manovra ha contenuto l'aumento del debito. Noi nel fare questo calcolo teniamo conto anche del fatto che ovviamente la stretta fiscale nell'immediato ha un effetto sul livello, sull'attività economica, quindi sul livello, il rapporto tra debito e PIL tende a crescere perché il PIL scende. Però conta molto di più il fatto che il deficit sarebbe stato molto più elevato, quindi il debito invece di essere al 131-132% del PIL attualmente sarebbe al 142-145% del PIL. E ricordiamoci una cosa, probabilmente non ci saremmo arrivati perché la crisi si sarebbe approfondita e il PIL sarebbe davvero crollato. Credo che per essere in linea con le regole europee ci dovrebbe essere una manovra di quest'anno, magari non tanto grande come quanto dice Confindustria, comunque dovrebbe esserci qualcosa. Quello che importa però soprattutto il prossimo anno, e questo lo vedremo a settembre con la pubblicazione dei conti, dei numeri per il 2019 e per gli anni seguenti. Io spero che il sentiero sia quello di ridurre, anche se gradualmente, il deficit pubblico e far scendere il rapporto tra debito pubblico e PIL. Fermare la crescita ci siamo riusciti, ma il debito non scende, e per far scendere il debito bisogna ridurre la cosa che alimenta il debito, cioè il deficit. Questa cosa che aumentando il deficit l'economia riprende, il PIL cresce, questo fa scendere il rapporto tra debito e PIL, non conosco un paese al mondo che sia riuscito a farlo. Tutti i paesi al mondo che hanno ridotto il debito pubblico rispetto alla dimensione dell'economia l'hanno fatto facendo le formichine, cioè risparmiando un po' di soldi, evitando di sprecare quello che invece si spreca. Quindi un consiglio che le darebbe a Stelle e Lega, cioè per evitare una crisi come quella greca? Due consigli. Primo è fare quelle riforme che davvero servono a fare crescere l'economia italiana, e alcune di queste riforme stanno nel contratto di governo. Sto parlando della riduzione in modo decisivo della burocrazia che continua a uccidere l'economia italiana, rendere la giustizia civile più veloce, tutte queste cose che possono far bene, la lotta alla corruzione pure è molto importante, queste sono cose che possono far bene all'economia italiana. Il secondo consiglio è quello di dire: non illudetevi che l'economia italiana crescerà facendo più deficit, perché abbiamo un debito già così elevato che sarebbe controproducente, lo spread andrebbe su e questo farebbe rallentare l'economia italiana.